Bella a tutti ragazzi, qua è Bazzo che parla e oggi siamo ritornati finalmente su un nuovissimo video su una nuova mappa. Oggi siamo su... com'è che si chiama? Come si chiama? Crafting Resolution Survival Map. È ancora una demo, almeno c'è scritto nel titolo. Rules, devi giocarla in 1.9 per le nuove cose, però noi la giochiamo in 1.10. Siamo in hardcore mod, come potete vedere dei cuoricini qua. Poi puoi giocare in multiplayer, ma ci sono dei grossi problemi. Sì. Ok, va bene, ci dice che la difficoltà è già bloccata in hard. E in poche parole, se noi moriamo, vabbè, you can if... vediamo questa mela normale, the resource pack doesn't work. Decide Apple menu, you can start the map. Noi la mela non la vediamo animata, ma ce la freghiamo e non ce ne frega niente del... Angela. Ciao Angela. Vabbè, comunque, è una nuovissima mappa di quelle survival, quindi buona. Ah, no, non cominciate a rompermi perché vi uccido tutte. Crafting non corre. Metti su lì. Vi taglio. Mele. Quindi prendiamo tutte le mele, prendiamo il legno, perché il legno. Scusate, ma in che senso? Vabbè, più nota bene. Va bene. Ma mettiamo qua la cesta, così possiamo fare anche. No. Ok. Perfetto. Tutte le isole sono distanti. Ah no, quella lì. Lì cosa c'era? Lì c'erano degli item frames. Ho una paura di cadere, perché se cado sotto lì credo proprio che muoio. Comunque, vabbè, il sign almeno che non salto a prenderlo. Però vabbè, lo lasciamo lì. Abbiamo dell'erba, di beetroot soup, per intenderci, chiama zuppa di barbabietola. Comunque saliamo su sto parkour. Giuro che un giorno utilizzerò le scalette su questa mappa, e mi ha già rotto le scatole per te. Stavo già per saltarci sopra. Allora, adesso tengo in questa serie, dovrete abituarvi che camminerò lento, perché terrò lo shift sempre premuto, sempre specifico. Devo prendere... No, la torcia mettiamo subito, perché se spawnano gli zombie io non ci voglio avere che fare, perché non ho spade. Vi ricordo, non ho spade. Che spavento, non sapevo neanche dentro potresti davvero romperlo. Pensavo fosse tipo, che ne so, una bedrock con una texture come Grand Farm Survival, quella originale per intenderci. E tanto facciamo anche così per sicurezza. Spacca sta qua. Allora, 4 enderpearl e un botto, ma proprio tanto bombia. Quindi, vediamo. Scusate se sentite il rumore, il ticchettio del microfono, ma è perché ho il microfono praticamente sopra il mouse. Effettivamente però se lo spostassi. Ok, sono passati tipo 6 minuti dall'interruzione precedente, perché volevo spostare il microfono, ma cosa succedeva? Che il cavo del microfono adesso passa dietro tutto il monitor, dietro la videocamera, dietro il cavalletto, tutto. È un casino assurdo. E io da qua, qua me la svigno anche, perché non è per dire, ma c'ho un po' di paura. Ah, giustamente, non volevo prendere tutta questa schifezza per quello che l'avevo lasciata dentro prima. Grazie. Sapete, vero che se io per caso scompongo uno di questi libri non posso più rimetterlo a posto? Perché, non so se lo sapete, ma i libri non si potrebbero raggruppare. Però grazie a un command block si può fare, si può.
si possono raggruppare i libri. Allora, uno, potiamo tutta sta roba qua, queste foglie qua, prima che i sapling, importantissimi, cosa tipo super mega importante per la vita, la morte, la decisione di tutta questa serie, sono i sapling. Mi raccomando, se io qua muoio, muoio per sempre. Nel senso, in teoria è... sarebbe in... come si chiama? In hardcore, quindi in teoria se tu muori, muori. Cioè proprio funziona così in Minecraft hardcore. Muori e sei bravo, sei morto. Basta! Ste pecore. La pecora Jeb, quella che cambia tipo su tutti i colori. Cos'è sta roba? Ah no, scusate, la mia piattaforma di terra. Infatti stavo dicendo, ma cos'è sta roba qua? In realtà era semplicemente la mia piattaforma di terra. Mi ha anche droppato una mela, se non l'ho visto male. Comunque, se poi qua per caso smetterà mai di piovere o no, no, no. Potrei anche volendo cominciare a, visto che ho della, stavo appunto dicendo, semino. No, 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 che dopo mi despona il semino, dopo mi arrabbio. Sì, anche se io posso fare quanto grano voglio, adesso di verità non vorrei dire, ma faccio una bella gabbietta per questi animali qua, così non mi scappano più. Sarebbe una buona idea? Credo proprio di sì. Se voi mi scappate, io vi uccido. Funziona così, non l'avete ancora capito? Male! Perché voi dovrete rimanere intrappolati. Ah! Taglia qua, la metti lì, dammi la sabbia. Anche tu, anche tu, anche tu. Vai dentro. Vai, vai. No. Stai andando dalla parte sbagliata. Vai dentro lì. Vai dentro lì. Vai. Oh! Ti svegli. Ecco, fine. Tac, tac, tac. No, non ho abbastanza terra. Vabbè, rimettiamo poi giù la sabbia. Guarda, lì metto più sabbia perché mi ispira. Su, pecora schifosa, lurida, lercia. Giù. Oh, finalmente. Poi ste canne da zucchero qua le putiamo. E niente, vabbè, queste qua le mettiamo in questa cesta qui. Ah, è ancora pieno di libri. Diamogli un impasto a loro. Secondo voi gradiscono i libri? Li diamo giù lì. Sono una specie di inceneritore sti animali. Per me, perché intanto non è che vado giù insieme agli animali io. Ebbene, tutti li stanno. Gli altri vado a buttarli giù nel vuoto. No, adesso non c'è più l'albero. In realtà adesso mi sa che è il momento di craftarsi una spada, farsi una bella scaletta che va lì. Perfetto. Anche tutti i libri li ho buttati. Allora, cominciamo a prendere i sapling. No, aspettate, i sapling dell'altro albero? L'altro albero non ha donato sapling. Che albero brutto e cattivo. Comunque, tutto quel bombial. Ah, eccolo qua. Tac, tac, tac. Perfetto. Che a noi ci servono tanti sapi. Quella là sembra una casa bella. Sembra una casetta bellina. E quindi noi tra poco ci andiamo. Anzi, sapete che vi dico?
tanto questi sapling li prendo ora, quelli ai lati, così evitano di volarmi giù. Ok, perfetto, e cominciamo a fare un bel ponticello. Di che cosa non si sa. Perfetto, partiamo all'avventura. Finalmente ragazzi siamo usciti dalla pioggia. Ma se io corro qua... Ah no, ok, svenite in tutto il mondo. Ah no, perché... Dico, non vorrei che lì c'è tipo un bioma che ha modificato lui della pioggia perenne. Ragazzi scusate, ma se io da qua lancio giù una enderpearl... Perfetto. Facciamo qua, anzi, qua facciamo una bella postazione. Sapete come si fa una postazione per il ritorno? Se non lo sapete, ora ve lo spiego. Si fa così. Costruite un bel muro. Tanto io mi posso buttare giù. Perfetto. Poi così quando voi lanciate la Ender per qua, vi automaticamente vi teletrasporta qua. Anche se è meglio farlo di un pianetto in più, perché almeno evitate di volarci giù. Ok, abbiamo solo 4 enderpearl, 3, speriamo, 2, 1 di non beccare la lava. Wiu, aspettate, mi sembra un pochettino pericoloso. Allora vabbè, qua soprattutto c'è un cobblestone generator che va giù qua ed è fantastico. Qua come entro? Ah, ok. Sta roba qua. Iron crafting. Sì, cos'è? Gear. Significa tipo. Non significa tipo mica lama. Vabbè, controlliamo tutte le fornaci perché secondo me c'è dentro qualcosa di normale, charcoal, vabbè. Se poi, cioè, sono passato da quelli di legno a quelli di acciaio, cioè cos'è, super vabbè, advanced crafting e iron crafting. Vabbè, qua c'è il letto, lanciamoci una bella zuppetta qua. Perfetto. Che è semplicemente l'inceneritore. Ah no, è quello che arriverà da lì, tipo, credo, non lo so, vedo degli hopper. Comunque no, vabbè, questo sembra tutto a posto. Throw it here. Corsair deer. Dirt. Vabbè, qua sembra tutto normale. Vabbè, oh ragazzi, tutta sta roba qua la prendo. Vabbè, per questo episodio è tutto. Ci vediamo alla prossima e ciao. Questa è la mia pagina di fine video. Se vuoi vedere il video precedente, clicca qua. Se vuoi vedere la playlist di questa serie, clicca qua. Se invece ti vuoi iscrivere, clicca sulla mia faccia. Se invece sei su smartphone, vai nei link in descrizione o chiudi il video, vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti. Se vuoi seguirmi, ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, mettete mi piace.